Cavalieri e dame, bentornati in questo episodio di Medioevo fa storia. Il primo, si spera, di due episodi che vi narreranno i fatti di una iconica e romanzata guerra, avvenuta nel periodo storico che tanto ci piace. Bene, mettetevi comodi, prendete una coperta in tartane delle Haggis e affilate le vostre claymore, poiché oggi parleremo della prima guerra d'indipendenza scozzese. Un nome così lungo e facilmente fraintendibile. Bene, mettiamo già i paletti, una cosa che a Vladivalachia piace sicuramente fare. William Wallace. Bene. Ora che ci siamo orientati sulla tipologia di argomento, parliamo di questa guerra di indipendenza scozzese. Questo episodio contiene spoiler del film Braveheart, quindi... vi abbiamo avvertiti. Tutti abbiamo visto Braveheart, eh? E chi non l'ha visto, lo guardi, è un gran bel film. Quindi abbiamo presente in molti come andò. Gli inglesi attaccarono e presero la Scozia e un eroe, un sempliciotto, imbracciò le armi contro l'invasore e sollecitò il popolo alla riconquista fino a quando non morì in piazza al grido di libertà. Storicamente parlando non andò in modo troppo diverso, ma nella realtà il patriota William Wallace non era un contadinotto. Sua moglie non fu mai giustiziata dagli inglesi e il famoso Ius Primae Noctis non è mai esistito. Tranquilli, ne parleremo in un altro episodio. Una cosa che nel film fa un po' storcere il naso è la rappresentazione pusillanime di Robert de Bruce, che, contrariamente al film, fu lui il vero eroe della Scozia. Ora, partiamo dal principio. Fino al 1286, il re era un tale Alessandro III, il quale morì dopo una caduta da cavallo. Pare che i sovrani non fossero fantini provetti, non fu l'unico a morire in tale modo. Comunque, il potere passò alla nipote, unica erede, ovvero Margaret di Scozia, anche se ormai di scozzese ne rimaneva solo metà, dato che era figlia di Re Eric II di Norvegia. Sì, ne abbiamo parlato qualche episodio fa, i suoi trisavoli forse erano vichinghi, ma ormai la Scandinavia era cristiana. Quindi Thor andò negli States e divenne protagonista di un fumetto accanto a un uomo ragno quindicenne e uno scienziato verde con super problemi. Tornando alla nostra Scozia, Margaret o Margherita si ammalò durante il viaggio e morì nelle Orcadi, esattamente 4 anni dopo la morte del nonno. Questo portò solo a una cosa, la guerra civile. I nobili e i clan iniziarono a scannarsi per il trono. Re Edoardo I allora venne chiamato dai nobili scozzesi per arbitrare la situazione. Praticamente gli apparecchiarono la tavola, il monarca inglese infatti premette per farsi dichiarare signore supremo delle terre di Scozia. Istituì un tribunale e prescelse John Bellinol come sovrano. In breve scelse il pupazzo che più gli andava comodo e lo fece re. Ma diciamo che non scelse troppo bene il proprio fantoccio. Bellinol era un debole, ma comunque non si piegò all'Inghilterra, rifiutando infatti di aiutarla nelle guerre contro la Francia. Questo fece sì che Edoardo invase la Scozia e sconfisse gli scozzesi nella battaglia di Dunbar. Da quel momento Edoardo mandò i propri gerarchi a controllare i nobili scozzesi. Inutile pensare che la situazione non andava giù agli autoctoni, che fossero paesani o nobili. Così, nel 1297, il popolo si rivoltò. E due distinti signori, ovvero Andrew de Murray e William Wallace, cavalcarono la cresta di questa onda di sangue. Ora, prima di parlare di ciò che seguirà alla rivolta, andiamo un po' a vedere chi erano questi due personaggi. Andrew de Murray era figlio di un proprietario terriero, un sir, dall'omonimo nome del figlio.
I due vennero catturati durante la battaglia di Denbar. Entro de Moore il giovane, dopo un breve soggiorno come prigioniero in un castello al confine anglo-gallese, fuggì e tornò in Scozia, raccogliendo diversi uomini e organizzando una guerriglia, riuscendo anche a devastare diversi castelli inglesi. Gli uomini della provincia di Moore, per quanto suoni strano, la contea stessa portava il nome del possessore, accolsero la lotta, così il condottiero poté dedicarsi anche al resto della Scozia oltre che alla propria provincia. Parlando invece di William Wallace, in primis, non era un povero contadino, era figlio semmai di un proprietario terriero, ovvero Sir Malcolm Wallace. Poi sì, non era il maggiore, dato che comunque aveva due fratelli, quindi non avrebbe ereditato le terre. Ma questo non fece di lui un povero pecoraro delle Highlands, perché infatti il giovane Wallace venne educato da due suoi zii sacerdoti. Avendo una cultura sopra la media, infatti conosceva il latino e il francese. Non male, no? In tutto parlava quattro lingue. Il gaelico scozzese, e l'allora inglese, il latino, che se si voleva un futuro nella chiesa era meglio sapere, e il francese. Nel medioevo mica male faceva saperlo, no? Ah, giusto, per non immaginarsi Wallace come Mel Gibson in Braveheart, è meglio precisare che lo scozzese era un Lowlander, non un Highlander. Meglio precisarlo. Di sicuro ci sono stati uomini tra le sue file, che provenivano dal nord della Scozia, portavano la lunga coperta come indumento e si tingevano il volto di azzurro come i loro antenati pitti. Ma Wallace, nei costumi, semmai era più simile a un nord o centro europeo di qualsiasi dell'epoca, poiché pure nelle statue era raffigurato come un cavaliere in usbergo e armatura semplice. Nonostante tutto, molte fonti sono concordi sul fatto che l'aspetto fisico dell'eroe scozzese fosse, come immaginato e raffigurato, un grande uomo, un omone, uno possente. Alcuni pensano addirittura di fosse alto 2 metri e avesse delle grandi braccia. Grandi tanto da brandire una claymore, mi chiederete? No! La claymore fu utilizzata nelle guerre tra clan durante il XV secolo. La spada a due mani era ancora in auge per via delle scarse protezioni portate dalla fanteria dell'epoca nei territori scozzesi e irlandesi, i quali al massimo disponevano di parabraccia, parastinchi e, i fortunati, un elmo a borgognotto o un morione. E no, la claymore non pesava 15 kg. Come qualche ragazzino che aveva giocato un po' troppo a Dark Souls ha avuto l'arguzia di dirmi con molta sfacciatezza. No, non pesava decine di chili, ma dagli 1,5 kg ai 2 kg. Torniamo alla vita del nostro William Wallace. Dopo il periodo scolastico con gli zii, situati in un possibile monastero nei pressi di Stirling, Wallace si sposò con una donna del posto, una tale Marian Bradfoot. Marian diede pure una figlia a Wallace, ma la donna morì nel 1297, esattamente poco prima che lo scozzese iniziasse la sua guerra. Molto probabilmente morì di cause naturali, quindi che siate dei melodrammoni vogliosi di storie di relazioni finite in modo terribile o che siate dei noiosi topi di armeria come il sottoscritto, non conta un cavolo, poiché probabilmente Marion fu un'invenzione di Henry Cieco, ovvero un poeta dell'epoca che si occupò della trascrizione del Wallace nel 1470 circa. Una delle altre leggende scozzesi voleva che Wallace uccise 2 soldati inglesi perché avevano da ridire sul fatto che avesse pescato del pesce. Insomma, leggenda o no, abbiamo capito che a Wallace non piacevano per nulla gli invasori inglesi.
E per quanto ci riguarda, è probabile che ne abbia assassinati un certo numero prima che iniziasse la sua campagna, in quanto è pure probabile che abbia avuto qualche esperienza come mercenario. Dal 1297 Wallace iniziò la campagna per liberare la Scozia, vincendo dei piccoli scontri a Loudoun Hill e ad Ayr. Combatté poi assieme a un altro nobile scozzese, William Douglas, battendo gli inglesi a Scone. Dopo questi scontri, diversi nobili scozzesi si accordarono con il monarca inglese per pararsi il posteriore, diremmo noi. Allora Wallace uscì dalle foreste dove si nascondeva e si unì all'armata di More, unendo le forze contro gli inglesi. Nella stessa data nella quale, secoli dopo, gli Ussari alati della Polonia avrebbero scacciato gli ottomani da Vienna, ovvero l'11 settembre, Wallace e de More diedero battaglia agli inglesi nei pressi di Stirling. Correva l'anno 1297, l'anno della grande vittoria di William Wallace. L'equipaggiamento scozzese non era dei migliori. Molto probabilmente i combattenti più fortunati disponevano di gotte di maglia o usberghi e protezioni in cuoio. I cavalieri forse disponevano anche di armature semplici a piastre. L'esercito inglese invece era ben equipaggiato. In primis, tutti i reparti disponevano di gambeson, ovvero una giubba imbottita dedita ad attutire i colpi. Il gambeson era spesso soprastato dalla cotta in maglia, detta usbergo, spesso usata anche come protezione per la testa, con un cappuccio in anelli di ferro chiamato camaglio. I fanti spesso portavano pure la sopraveste, ovvero una tunica con i colori e lo stemma del proprio regno o della propria casata. La fanteria quindi era munita di camaglio o cervelliera per la protezione della testa e anche del cappello d'arme, volendo, prediletto dalla fanteria inglese per molti secoli e non dissimile dagli elmetti di tipo Brodie che le truppe di Churchill utilizzarono nel secondo conflitto mondiale. Ovviamente nel Medioevo era di metallo, successivamente in altri materiali. I cavalieri disponevano pure della classica armatura a piastre. Bene, penso di avervi annoiato abbastanza con i miei deliri da nerd. Non vi faccio una lista delle armi, poiché pure negli eserciti regolari le armi erano le più disparate: spade, asce, armi in asta di ogni tipo, scudi e chi più ne ha più ne metta. Una particolare attenzione però va agli arcieri inglesi, poiché erano muniti del longbow o arco lungo, dalla vasta gittata e a un prezzo veramente ridicolo. Gli scozzesi si appostarono nella piana di Stirling e attesero il passaggio dell'esercito inglese. Il ponte di Stirling era uno dei punti chiave per l'accesso alla Scozia, un punto importante per il passaggio delle truppe inglesi. Le stime sono chiare: gli abitanti del nord dell'isola erano in inferiorità numerica. Disponevano di un numero di cavalieri irrisorio rispetto a quello inglese. Parliamo di 300 cavalieri scozzesi contro 3.000 inglesi, una stima di 1 contro 10. Al contrario, gli scozzesi disponevano di un numero di fanti inferiore agli inglesi di sole 1.000 unità circa. Ma se un solo chicco di riso può spostare una bilancia e se un solo uomo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, figuriamoci 1.000. Quando gli inglesi giunsero al ponte di Stirling, gli scozzesi scesero dal terreno sopraelevato, lasciando che l'avanguardia attraversasse il ponte, per poi fermarla con le picche. Così facendo, gli scozzesi